Allora, partiamo. Allora, meno 3, meno 2, meno 1, via. Salve a tutti amici sportivi. Ognuno di noi si merita il regalo di Natale. E io, come regalo di Natale, e posso dire con tutta onestà, con grande fortuna, ho ricevuto questo strumento di lavoro. Così magari è anche poco visibile, ma lo sarà molto di più quando ci salirò sopra e vi farò vedere di che cosa si tratta questo strumento regalo più che altro di tortura. Saliamo in bicicletta, già anche soltanto iniziare l'aggancio è abbastanza complicato o comunque abbastanza inusuale. Allora vi faccio vedere un particolare, iniziamo da questo. Se pedalo con una gamba, l'altra gamba vedete che è clamorosamente ferma. Lo posso fare anche con l'altra gamba, quindi già questo vi dà un'anticipazione su quale sia questo strumento di lavoro davvero di tortura. Allora, guardate, intanto ringrazio le persone che mi hanno reso possibile fare questo test, che sono l'azienda italiana Magnetic Days, e soprattutto vorrei ringraziare colui che è il testimonial, il promoter più sul pezzo di questo strumento, in quanto è stato distributore tantissimi anni fa sotto un'altra ala, sotto un altro brand, ha avuto un'infinità di feedback con il mondo professionistico, hanno raccolto dei dati davvero molto sensibili e in più soprattutto è un utilizzatore di questo strumento. Io adoro le persone che piuttosto che dire, fanno. Quindi questa è proprio una persona che prima di tutto ha fatto dei test, ha fatto delle prove e poi ha potuto commentare. Sto parlando di Nico Valsesia, è anche un personaggio piuttosto conosciuto con il quale ho avuto una telefonata veramente piacevolissima, nella quale ho cercato di cogliere quelli che sono gli aspetti fondamentali di questo strumento di lavoro. È un aggeggio davvero semplicemente, straordinariamente difficile, e tutto quello che a mio avviso complica la vita durante l'allenamento, mette della difficoltà nell'esecuzione dell'allenamento, innesca un procedimento che a mio avviso è qualcosa di sensazionale. Che cosa fa in buona sostanza questa guarnitura e per come è stata costruita? Praticamente le due gambe sono separate, svincolate fra di loro e ognuna gira per conto suo. Sembra detto così molto semplice adeguarsi a questa tipologia di pedalata. Io vi posso assicurare, garantire che ho fatto dopo il montaggio della guarnitura, darò alcune informazioni tecniche anche su questo, un giro. Evidentemente un bambino che lo porti a Disneyland non può non fare un giro in giostra, ma ho fatto un giro 5 minuti. 5 minuti davvero straordinari, dove non ci ho capito, e anche ora che ricomincerò da capo, perché volevo essere veramente sul pezzo, un principiante, e la difficoltà è che non è assolutamente nelle tue memorie neuromuscolari. È un concetto, è un principio, è un'esecuzione completamente, totalmente sconosciuta per il tuo modo di pedalare. Sebbene uno possa dire, è come andare in bicicletta, noi non siamo nati per andare in bicicletta. La bicicletta è un attrezzo meraviglioso sul quale ci siamo adeguati, però meccanicamente l'hanno reso anche e tecnicamente piuttosto facile, perché c'è una pedivella che mentre l'altra spinge, l'altra compensa una azione. Qui invece siamo completamente svincolati e cominciamo a vedere che cosa succede. Si può partire anzitutto da qualsiasi punto. Io potrei partire da qua, come posso partire, scusate, dal punto superiore morto. Andiamo. Cerchiamo di essere il più coordinati possibile. Vedete che già da subito, ora effettivamente parlarvi e dirvi come sia realmente la situazione in corso a livello di sensazioni, riportarle è alquanto complicato. Ma vi posso garantire che il rullo che sto utilizzando, un Jarvis Magnetic Days, non è nemmeno collegato alla presa di corrente, quindi sto pedalando in maniera del tutto libera. E la mia pedalata è soltanto subordinata dal tipo di rapporto che ho deciso di utilizzare.
ho utilizzato un rapporto piuttosto lungo, perché se la cadenza di pedalata è un po' più bassa, la coordinazione è un po' più, diciamo, facile da eseguire. Se invece aumento la cadenza di pedalata, il mio modo di pedalare andrebbe e ci sta per andare assolutamente in tilt. Arriva un momento in cui non riesci più a stare coordinato, perché ci devi pensare tantissimo. La spinta e la trazione qui, amici, devono avere una coordinazione fra di loro straordinaria, e non è un dato confermato come quello che è, come ti dicevo prima, con una spingo, e per il fatto del collegamento fra una pedivella, una verso l'alto e una in basso, si va via di conseguenza. Qui la pedalata la devi gestire in tutti i suoi 360 gradi. Mi devo fermare perché è assolutamente diventato impraticabile questo gesto. Quindi riuscire ad ottimizzare una pedalata in questa circostanza significa non soltanto spingere, ma avere anche la consapevolezza di tirare. Da qui in poi non ti aiuta più nessuno, perché non hai l'altra pedivella, e quindi ti devi ovviamente attrezzare da solo, coinvolgendo una marea di altri distretti muscolari. Anche noi nella pratica del metodo Pitte utilizziamo, sposiamo un sacco di volte la tecnica a una gamba, ma qui è resa straordinariamente più complicata dal fatto appunto che non si è agganciati. Ragazzi, il campo di sviluppo sull'allenamento qui è molto ampio, perché ci sono un sacco di feedback che vengono dal mondo professionistico. Noi, come abbiamo sempre detto, dobbiamo prendere esempio da questi super atleti, ma non possiamo assolutamente paragonarci a loro, perché hanno un background diverso rispetto al nostro, perché hanno più tempo e perché hanno una sensibilità attraverso le migliaia di chilometri che fanno all'anno maggiore rispetto a noi. Però si possono cogliere quelli che sono anche stati per loro gli effetti positivi di questa diversificazione di pedalata. Ma il campo di applicazione in campo ciclo amatoriale è davvero molto molto ampio. Quello su cui, e qui faccio la mia promessa insieme a Nico Valsesia, insieme ai tecnici di Magnetic Days, che sono stati loro gli sviluppatori di questo sistema, che dapprima apparteneva ad un'azienda americana che l'aveva messo sul mercato con questa geniale invenzione, ma che però dal punto di vista tecnico-pratico era un po' difficoltosa. Tant'è vero che quando non riesci più a pedalare con le gambe svincolate fra di loro, per reinserire un determinato perno per fare proseguire la pedalata in maniera tradizionale, diventava particolarmente complicato. Ecco, lo sviluppo, la ricerca che hanno fatto su questa guarnitura è straordinario, perché la semplicità per mettere in modalità standard questa guarnitura è estremamente semplice. Attraverso una piccola leva, c'è un selettore, lo si alza e va appunto in posizione normale. Quindi si possono fare un sacco di lavori durante l'uscita, non soltanto in outdoor ma anche soprattutto in attività indoor. Il campo di applicazione non è soltanto su biciclette da corsa, ma lo si può montare su qualsiasi genere di bicicletta. L'importante è sapere, conoscere quale sia la misura, il diametro, il filetto del movimento centrale. Ovviamente l'azienda Magnetic Days metterà a disposizione tutti i tipi di upgrade per la soluzione di ciascuno di noi. Io credo sia un lavoro davvero meraviglioso. Si possono fare, pensate un po', si può andare in avanti mentre l'altra può andare all'indietro. Anche questa potrebbe essere, in termini di coordinazione, qualcosa di sensazionale. Ragazzi, io sto improvvisando, non c'è nulla di pre-impostato, assolutamente. Mi diverto come un bambino, perché è una cosa davvero straordinaria. Quindi, per noi ciclamatori, che possiamo davvero sviluppare un sacco di idee come forma di allenamento alternativo, credo che sia davvero una soluzione molto, ma molto importante. Non fosse altro per i campi di applicazione muscolare, neuromuscolare, che possono intervenire. Ne cito alcuni, visto che ho avuto l'assist da Nico Valsesia. Fra i più importanti, ma lo si percepisce, lo si capisce subito, sono i muscoli, i leo psoas,
qui entrano in gioco davvero in maniera straordinaria, diversamente non potresti sostenere una pedalata del genere. I flessori dell'anca, anche questi si irrobustiscono davvero in maniera straordinaria. Tutti questi coinvolgimenti nuovi poi portano ad un arricchimento della nostra pedalata, e poi trasformata in una serie ulteriore di gruppi muscolari in più che verranno coinvolti nel nostro modo tradizionale di pedalare. Cosa significa? Significa che reclutando più distretti muscolari, l'economia del nostro gesto, la durata del nostro gesto sarà decisamente maggiore, protratta nel tempo, con una riduzione del senso di fatica, con una riduzione dell'esaurimento muscolare. Ritengo che sia uno strumento davvero meraviglioso. Poi è evidente che qui si entra in un campo dove ciascuno di noi è ovviamente libero di spendere i propri soldi su un gruppo meccanico nuovo, una sella nuova, un qualsiasi tipo di upgrade. Io sono follemente innamorato dell'allenamento e qualsiasi strumento esista sul mercato, vi posso garantire, un giorno farò un video sulla mia sala giochi e sulla mia attrezzatura, vi posso garantire che non c'è uno strumento di lavoro sul mercato che non abbia provato, proprio per l'amore infinito che ho, che nutro per quanto riguarda l'allenamento. Bene ragazzi, questa è stata una piccolissima recensione con la promessa che tutto quello che sarà uno sviluppo in termini di allenamento applicabile al mondo dei ciclo amatori, mi impegno io, si impegnerà sicuramente insieme a me Nico Valsesia, mi prendo anche questa responsabilità. E ringrazio ovviamente gli amici di Magnetic Days che hanno contribuito, il sottoscritto, a fare delle prove davvero meravigliose. Io adesso ragazzi continuo, se ci si riesce anche soltanto per 5 minuti a proseguire in modalità proprio standard, tranquilla, senza avere nessun disturbo, se si riesce ad essere regolari, significa che hai già cominciato ad acquisire qualcosa in più. Ci sono, sono questi un po' i risultati davvero molto incoraggianti, quando riesci a portare a termine 10 minuti, poi magari si riserva un attimo di recupero con la pedalata tradizionale e altri 10 minuti, se si riescono a totalizzare in una seduta di allenamento una ventina e poi una trentina di minuti, già da questo minimo risultato, non dico facilmente ottenibile, ma si possono già cominciare ad avere dei significativi risultati sulle nostre performance. Vi saluto, ciao a tutti amici sportivi e soprattutto GAS!